Antonio Tartaglia, famoso bobbista a livello nazionale e internazionale per il seminario dal nome Sport e Bene Comune, una spina educativa. Quanto è importante secondo lei il binomio Sport e Bene Comune? Direi è fondamentale, in quanto lo sport, diciamo, è comunque un momento di crescita e soprattutto per i ragazzi di oggi, diciamo, che sono un po' spinti dallo stare a casa, dallo stare davanti alla PlayStation, e invece, secondo me, aprirsi al mondo anche della chiesa, del vecchio oratorio, diciamo, è un punto di incontro dove comunque si socializza, dove comunque ci sono delle regole fondamentali, secondo me, perché comunque ti aiutano anche a crescere bene, meglio. Le regole ti danno anche educazione. È un momento fondamentale per i ragazzi e penso che questo sia un binomio fondamentale per la crescita dei ragazzi, ma io dico anche della crescita degli adulti, no? Perché poi anche lo sport fatto da adulti, fatto in un certo modo, ti dà, come dire, un criterio di vivere la vita in maniera diversa e più attenta anche a tante cose, anche a rispettare di più gli altri, tante regole che sono fondamentali nella vita, diciamo. Una sfida di solito si vince, ma allo stesso tempo nello sport si educa anche. Sì, assolutamente, assolutamente, perché io penso che è un momento, come dicevo prima, no? Educativo fondamentale perché comunque, come dire, si sta anche insieme ad altri ragazzi, si impara anche ad ascoltare gli altri, cosa che in questa società al momento non ci ascoltiamo noi gli adulti, figuriamoci i ragazzi magari anche che si impegnano un po' di più nel rispettare poi le regole anche dentro casa, no? Perché alla fine, secondo me, è fondamentale appunto per questo lo sport, no? Perché comunque ti dà un modo e un'idea di vita importante che poi quando cresci te la porti dietro per tutta la vita, come è successo nel mio caso, no? Che comunque per me è diventato anche un lavoro, però devo dire che è un'esperienza molto importante, sì. Lei è stato atleta, ma subito dopo il periodo d'atleta è passato anche da preparatore, no? Quindi questa è stata una scelta dettata dalla sua passione, ma anche perché vuole comunque mantenere questi valori e in qualche modo inculcarli. Sì, certo, e questo hai detto una cosa giustissima, sì, è proprio, io me la prendo come una mission, no? Perché comunque lo sport a me ha dato tanto e stando dentro lo sport anche in questo momento, diciamo, sono passato nei vari ruoli, no? Da preparatore atletico, ho fatto anche il direttore tecnico. Però sono tornato indietro e sono diventato anche massofisioterapista perché appunto mi piace proprio stare in stretto contatto con gli atleti, con i ragazzi, per dare loro le esperienze positive, ma anche esperienze di crescita che non sono negative, sono formative, io lo dico, no? Perché la sfida, come dicevi prima, si può perdere. Però da ogni sconfitta si impara qualcosa di nuovo, no? Di nuovo e di importante, perché magari si pensa anche a come far meglio la prossima volta, ci si analizza e magari al di fuori dello sport a volte si perde questa concretezza, no? Questo modo di guardarsi dentro e guardare i punti di criticità che secondo me sono importanti nella vita, no? Nel rapporto tra le persone, e sono cose fondamentali. Lei prima ha citato i ragazzi, per cui quanto è importante lo sport, ecco, fin da subito, e quanto deve essere importante per i ragazzi, in qualche modo, se lei. È fondamentale, no? Perché io adesso ogni volta che vengo in questi ambienti mi ricordo il vecchio oratorio, no? Che adesso a vederla bene c'è anche tanto, perché ai miei tempi c'era il ping pong e il biliardino, diciamo il ping pong ok, ma il biliardino non è proprio attività sportiva, e diciamo, però mi ricordo che erano momenti importanti, no? E questi momenti sono fondamentali, secondo me. Io spero che ci sia di nuovo un ritorno indietro, no? Che i ragazzi guardino più questi ambienti e si cresca di più in questo ambiente che sano, dove le persone
come dire, si capiscono, cercano di capirsi e comunque di crescere insieme con dei valori importanti che si porteranno dietro per tutta la vita. Agnello Vastola, fondatore dell'ex club Judo Vasto. Sì. Quanto è importante secondo lei lo sport dei più giovani? Allora, diciamo che lo sport è fondamentale per la crescita del bambino, che sia judo, che sia un altro sport, diciamo, non ha importanza. L'importante è che i bambini facciano sport, qualunque esso sia. Ed è fondamentale per la socializzazione, per nuove amicizie. Per i bambini, per i ragazzi è fondamentale stare insieme e quindi crescere insieme. In modo sano, in modo forte. Quindi un grande atleta non deve saper solo vincere, ecco, sul campo, ma deve sapere anche educare. Soprattutto questo, non sempre si può vincere, come forse diceva una canzone tanti anni fa. Si perde, si vince, si cade, ci si rialza, come nel judo, no? Si cade 7 volte, ci si rialza 8. Dice, ma come? È così. È la vita che poi ti porta anche a saper perdere, è quello che poi ti farà diventare un campione.